Ciao ragazzi, Anime News. Andiamo a vedere quali sono le notizie più belle e anche più brutte di questi ultimi giorni. Iniziamo subito dal film di Sword Art Online Progressive, di cui abbiamo già visto qualche trailer e il lato tecnico sembra già essere qualcosa di veramente immenso. E insomma, vi ricordo che sarà una specie di reboot di Aincrad. Ritorneremo ad Aincrad, la prima parte di Sao, però questa volta con protagonista Asuna e con alcune migliorie. Adesso sappiamo che il film uscirà il prossimo 30 ottobre nelle sale giapponesi. Per l'Italia ancora non si sa, dovremo aspettare di più come sempre. Però è uscita anche questa immagine promozionale davvero molto bella. Vi ricordo che adatterà solamente la prima parte di Progressive, quindi comunque, insomma, ci aspettiamo altri sequel. Il nuovo film di Evangelion 3.0 più 1.0, in particolare questa qua è la versione 1.01 che ha alcune migliorie rispetto a quella andata per la prima volta nelle sale giapponesi, uscirà in Italia il 13 agosto, non al cinema come anche per Demon Slayer, che invece esce fra qualche giorno su Amazon Prime Video, e anche Evangelion l'ha preso Amazon Prime Video, perché sì, uscirà il 13 agosto su Amazon Prime Video, quindi potremo vederlo tutti noi che abbiamo la piattaforma. Quindi se avete Amazon Prime potete vederlo e magari potete anche subarvi al mio canale Twitch, link qua sotto. E vi aspetto anche questa sera in live alle 22. E spero che Prime aggiunga anche i film precedenti perché vorrei fare un rewatch, visto che questo è comunque il quarto ed ultimo film dei Rebuild. Secondo un'indiscrezione non ancora ufficiale, pare proprio che l'anime di Fire Force arriverà doppiato in italiano su Italia 2, quindi potremo vederlo in televisione, anche se vi ripeto, non è ancora certo. Aspettiamo un po' di giorni, un po' di settimane, un po' di mesi, non lo so, per una conferma. Dal mio punto di vista comunque è una scelta abbastanza azzardata. Tra tutti gli anime che potevano prendere, perché proprio Fire Force? Però comunque ci può stare. A parte per Tamaki, quindi spero non lo censurino. È uscito l'ultimo episodio, lo speciale finale di Wonder Egg Priority, l'anime delle uova. Io devo ancora vederlo, però ne stanno parlando veramente molto male, di un'opera che ha avuto un finale terribile in confronto a tutta la serie che era qualcosa di meraviglioso. Ovviamente io non so darvene conferma, però pare veramente che sia un finale molto sottotono, date le aspettative che si avevano. Inoltre la durata non è di un'ora come era stato confermato, ma semplicemente la prima mezz'ora è un recap della serie, quindi ci hanno fregato. Arriva l'anime di Star Wars, chiamato Star Wars Vision, commissionato da Disney Plus, quindi uscirà su quella piattaforma. In particolare uscirà il prossimo 22 settembre. Da quanto si è capito si tratta di una serie di corti animati che sono stati realizzati in collaborazione con tanti studi di animazione che noi conosciamo, come ad esempio Studio Trigger o anche Studio Colorido o Science Saru. È uscito una specie di trailer, ma più una presentazione in realtà, che trovate su YouTube. Netflix continua a rovinare gli anime? Beh, a quanto pare sì, perché come sappiamo i tempi che Netflix dà ai giapponesi, alle case produttrici per produrre appunto un anime sono abbastanza ristretti, non sempre, ma la maggior parte delle opere, pensiamo ad esempio al recente Record of Ragnarok, sì. E adesso non solo scadenze molto restrittive, ma a quanto pare non vengono neppure pagati quanto dovrebbero. Lo studio Mappa si è lamentato del lavoro che hanno fatto con Yasuke, io non l'ho ancora visto però non è piaciuto molto. In generale a quanto pare li hanno pagati davvero poco, circa la metà di quanto previsto o di quanto comunque occorrerebbe per produrre una serie animata di quel calibro. Quindi Top Netflix chiede tanti anime, ne fa tanti, ne fa uscire tanti, però non paga quanto dovrebbe, eppure i soldi dovrebbe averli. E a proposito di studio Mappa, al Mappa Stage, a parte il famosissimo trailer di Chainsaw Man che è stato al centro di tanti dibattiti, di Attack on Titan di cui non è uscito niente di interessante, a parte quell'immagine un po' bruttina e qualche comunicazione da parte del regista, però poi è uscito un trailer improvviso di un anime che nessuno conosce, un anime originale di Studio Mappa, e adesso voglio vedermi il trailer con voi, non sappiamo altro. E già vedo qualità, ragazzi. Già vedo character design, animazioni, effetti speciali incredibili, cazzo. Mi ricorda un po' Fate, anche se lo studio è diverso. Oddio, no, lo guarderò, non me ne frega niente della trama, ma già mi piace troppo visivamente. Bello, bello, bello. Belli, belli tutti, cazzo. Ma questo sarà bello, dai, impossibile che sia brutto. Aspettative alte senza sapere nulla. Si intitola Tact of Destiny, uscirà il 5 ottobre e è stato realizzato in collaborazione con Studio Madhouse. Fruits Basket, quest'anime sta riscuotendo ancora tanto successo, è arrivata l'ultima stagione e in generale sappiamo adesso che l'anno prossimo hanno deciso di produrre anche una specie di spin-off, insomma una storia che approfondirà il legame dei genitori di Toru.
Ecco, non ricordavo perché io devo ancora recuperare quest'anime, ma adesso che ho visto che è veramente molto apprezzato, devo assolutamente farlo. C'era anche una serie vecchia tanti anni fa, ma questa nuova dicono che è imbattibile e soprattutto completa. Quindi l'anno prossimo dovrebbe uscire questa specie di nuova storia, che non è un sequel. Tokyo Revengers continua ad avere successo, probabilmente grazie all'anime, che in realtà non sta venendo troppo apprezzato, e forse è proprio per questo la gente sta cominciando a comprare sempre di più il manga. E sì, sta facendo ancora altri record, così tanti che probabilmente diventerà uno dei manga più venduti di quest'anno. Siamo a 25 milioni di copie stampate. Nuovi anime stagionali su Yamato Animation, il canale YouTube di Yamato Video, quindi lì potete vedere tranquillamente anime. Sappiamo che è appena iniziato Remain, un anime stagionale, e a breve inizierà anche Getter Robo qualcosa. Si chiama Getter Robo Arc, che non guarderò mai, però in ogni caso dateci un occhio perché è su YouTube comodissimo e soprattutto gratuito e legale. E Netflix continua a prendersi anime, cosa positiva sicuramente. Weathering with You, Hello World, due film usciti qualche anno fa, sono su Netflix. Ma anche la nuova serie di Pokémon, Pokémon Esplorazioni, ed è anche ritornato Yu Yu Hakusho più il film. È uscito anche qualcos'altro, date un occhio al catalogo Netflix perché di roba ne stanno aggiungendo veramente tanto. Strike the Blood, io quest'anime lo vidi tanto tempo fa, devo recuperarmi le ultime serie che stanno andando avanti molto lentamente in formato OVA, quindi non proprio come serie effettiva, ma in ogni caso la serie è arrivata alla sua conclusione perché è stata annunciata una quinta ed ultima stagione. Non sappiamo altro, però è uscito un trailer che trovate su YouTube. E abbiamo finito con le notizie anche oggi. Fatemi sapere cosa attendete di più, qual è la vostra notizia preferita, cosa guarderete quest'estate, tutto quello che volete. Mi raccomando, non dimenticatevi di seguirmi su Instagram perché vi tengo aggiornati su tantissime cose, sul canale, su siti con cui collaboro, insomma, tantissima roba. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, se mi avete detto questo, ci vediamo nel prossimo video.